Conosciamo meglio i candidati a sindaco di Corigliano Calabro, Giuseppe Geraci e Mario Gallina. Nome. Giuseppe. Mario. Cognome. Gallina. Geraci. 65 Età. anni. 64. Segno zodiacale. Cancro. Vergine. Stato civile. Coniugato. Coniugato. Descrivi il tuo carattere. Riservato ma aperto. Molto aperto. Che musica ascolti in auto? Nessuna. Sting, Supertramp e Ivano Fossati. Piatto preferito? Alici arriganate. Gricia. No, è molto bello, come io voglio dire, è la prima esperienza, pure la tua, no? Hobby. Calcio Barilla e buone letture. Falconeria. Il più bel ricordo legato a Corigliano. Il cinema all'aperto del castello quando mio nonno da bambini ci portava a vedere la sera i film dell'epoca. Le belle passeggiate sul Viale di Rembrandt. Il più brutto ricordo legato a Corigliano. La tragedia che colpì Scavonea nel dicembre del 74, quando morirono a mare tanti pescatori. Mi ricordo perfettamente quella giornata che piombò come una coltre su tutta Corigliano quella volta. Il detto coriglianese preferito. Aviste, zingare, metere e puttane filare, però ne ho un altro pure, che l'acqua va scinna dove era pennenza e l'uomo canta dove era speranza. A promindere e a raccontare restano i figli maritali. La cosa di cui vai più fiero. Aver fatto tante opere pubbliche quanto ero sindaco. La mia famiglia. La cosa di cui ti penti di più. Ma di non aver incontrato un mio amico e poi non averlo potuto più rivedere. Essere stato disponibile verso tanti che poi ti hanno voltato le spalle. Un sogno ancora nel cassetto. Vedere la rinascita di Corigliano. E fare un viaggio nella Terra del Fuoco. A quale età la prima volta in politica? 18 anni. All'età di 14 anni. I tuoi ideali politici. Pari Ordine, libertà e giustizia sociale. opportunità e dignità sociale. Il tuo curriculum politico in 30 secondi. Parto Parto da lotta continua all'università, nel 68-75, indipendente di sinistra nel PC, nella giunta con Gabriele Meligeni, assessore in quella sua giunta dall'80 all'82. Segretario della locale sezione poi invece del Partito Comunista Corigliano, poi seguo il PDS, non lo seguo più quando toglie la S che vuol dire sinistra, torno ad essere quindi autonomo, rifondo un movimento insieme a Armando De Rossi che era Città Aperta, facciamo diventare sindaco Armando, io faccio l'assessore per quel periodo circa un anno e adesso sono in appoggiato da Rifondazione Comunista e Rivoluzione in Comune. Da consigliere comunale a sindaco e a parlamentare della Repubblica. Il momento più bello della tua carriera politica. Questo. L'essere stato sindaco di Corigliano. Il momento più brutto della tua carriera politica. Che Questo. L'anno 2006. idea ti sei fatto del governissimo nazionale? Necessario. Una frittata rivoltata. Che idea ti sei fatto di tutta la questione coriglianese degli ultimi 3 anni? Beh, una macchia che la città di Corigliano non meritava. Perché Massimo degrado. hai deciso di candidarti? Per adempiere a un dovere. Perché hai deciso di candidarti? Perché i coriglianesi hanno necessità di una speranza per il loro futuro. Perché hai deciso di staccarti dal PD? Il PD è diventato un partito autoreferenziale. Perché hai deciso di staccarti dal PDL? Non sono legato al PDL. Avversari politici e non, un aggettivo per, ingroia. Piattello. Non classificabile. Un idealista di sinistra. Disinibito. Un umile che cerca voce e visibilità. Genova. Sempre in fibrillazione.
Sposato con il PD e attualmente scampolo. Berlusconi. Spregiudicato. Un genio incompreso. Campolo. È un buon imitatore. Un giovane anziano. Beppe Grillo. Scomico. Strillone. Aversente. Bravo, bravissimo. Autodidatta. Dima. Strafece per Corigliano. Il purgatorio. Monti. Un flop. Un bancomat per l'Italia. Sapia. Enrico Letta. Una speranza limitata del tempo. Caronte della politica. Straface. È una parentesi amara per Corigliano. Passato prossimo. Monica Bellucci. Un piacere. Magari. De Rosis. È un'occasione mancata per Corigliano. Un barone. Torchiaro. Una persona per bene. Ma Torchiaro negli ultimi tempi è non pervenuto. Pacenza. Il minimo sindacale. Sempre secondo, l'eterno secondo. Qual è stata la prima cosa che hai pensato quando hai saputo della morte di Andreotti? Che ha portato con sé nella tomba tanti segreti. Che Belzebù si è procurato l'alter ego. I tre punti più importanti del tuo programma. E allora, una città normale, trasparenza e partecipazione. Disagio sociale, ambiente, situazione finanziaria. E un quarto potrebbe essere il personale del comune. Di come ne realizzerai uno in 30 secondi. Ma per quanto riguarda il personale, stare accanto al personale, qualificarlo meglio e dare al personale anche una speranza. Una città normale ricostruendo la catena di responsabilità. Pregi e difetti di Mario Gallina. Testardo come pregio e testardo come difetto. Beh, Mario Gallina, un ottimo architetto, ottimo professionista, e come pregio. Come difetto direi un corganese in romanesco. Pregi e difetti di Giuseppe Geraci. Pregio molto disponibile, difetto molto disponibile. È un signore prestato alla politica. È un difetto è che è un signore prestato alla politica. Sarebbe mai possibile vedervi insieme nella stessa giunta? No, siamo alternativi. Improbabile. Di ai tuoi ipotetici elettori perché dovrebbero votarti. Ma perché mi sento punto di incontro tra un passato amministrativo da me gestito, penso bene, e diciamo un futuro con ottime prospettive. Beh, perché nel nostro programma per il futuro noi coniughiamo le speranze con la realtà. Fai un pronostico sui primi tre candidati a sindaco in ordine di voti. No, per scaramanzia non azzardo niente. No comment. In caso di ballottaggio, farai pace con il PDL? Non sono in guerra con nessuno. In caso di ballottaggio, farei pace con il PD? Non c'è una guerra. Fai un augurio al tuo avversario politico. Beh, dato che oramai lui vive da anni a Schiavonea, si dice in culo alla balena. A riconoscere in politica l'altro è già un augurio. In culo alla balena.